Cari amici appassionati di motorsport, questa sera a Safe Drive parleremo di campionato italiano Gran Turismo e ho con estremo piacere ospite in studio Michela Cerruti. Ciao Buonasera. Michela, ricordiamo pilota del team BMW ufficiale con la nuova Z4 e come opinionista, reduce anche lui come Michela da Misano da una calda giornata di sport, Massimo Arduini. Ciao Massimo. Ciao, benvenuti a tutti. Perciò vorremmo poi sentire anche da te dall'esterno come è andata la gara di Michela. Ma partiamo subito sul campionato, direi un campionato di altissimo livello, magari non siete tantissimi, però ci sono almeno quattro case, la tua BMW, Audi, Porsche e Ferrari con il coltello nei denti, grande bagarre. Sì, il livello è salito tantissimo rispetto all'anno scorso, le macchine comunque sono aumentate, sono in aumento e speriamo che a livello di numero le cose migliorino. Devo dire che comunque a livello di competitività è tanto difficile, effettivamente come dici tu, col coltello, siamo tutti col coltello fra i denti, io mi trovo sempre in mezzo al gruppo di pescecani a correre. Però le cose stanno andando bene, hanno fatto un po' di cambiamenti di regolamenti fin dalla prima gara, stanno cercando di bilanciare, ma non sempre riescono nell'intento. Ecco, perché è difficile unire questo famoso balance performance, unire le prestazioni di vetture con delle caratteristiche tecniche così differenti, per la tua vettura motore anteriore, a dispetto invece di Porsche, Ferrari e Audi. Tra l'altro una vettura nuova, una vettura realizzata per lo più in Italia, dunque una vettura che ha ancora degli ampi margini di miglioramento. Assolutamente sì, il team ci ha già lavorato tanto, ma era una cosa nuova anche per loro, quindi è un po' una sfida per tutti. E è una macchina che nasce con un assetto meraviglioso, la BMW come al solito perde sempre un po' di motore rispetto agli altri marchi, ma compensa con la velocità di percorrenza, per cui adesso devo dire che col fatto che ci hanno appesantito abbiamo perso un po' proprio perché non riusciamo più a tenere quella velocità in staccata e in percorrenza. Però è assolutamente una macchina che già di per sé nasce molto competitiva. Senti, giovanissima ma con grandi esperienze, superstar, turismo, formula, adesso con questa vettura con 500 cavalli. Inizio stagione, cos'hai? Un tasto, reset e riparti quasi da zero. Guarda, io devo ringraziare un po' mio papà perché lui fin dal primo anno, dal 2008, che è stato il primo anno di corso, mi ha sempre fatto saltare da una macchina all'altra. Mi ha detto, vedrai che in futuro ti servirà. E effettivamente questa cosa non mi dà più fastidio e riesco ad adattarmi abbastanza a qualsiasi macchina che devo guidare, per cui va bene così. Massimo, comincio con una battuta. L'anno scorso avete fatto delle gare con delle vetture simili, con delle Mercedes e delle Superstar. Come va Michela? È una tosta o si riesce a stare davanti? Sì, Michela è veramente tosta. Io ho corso, anzi, abbiamo provato a correre insieme a Imola, poi purtroppo